compagnia di Mister Maurizi al termine di questa amichevole finita per 3-0. Mister, considerazioni tecniche, squadra molto aggressiva, molto alta, bene sul recupero dei palloni. Sì, dai, abbiamo fatto un buon allenamento per quello che sono gli amichevoli di agosto. Abbiamo giocato contro una squadra che aveva voglia di giocare e quindi questo va sempre bene perché comunque anche noi avevamo voglia di giocare, è venuta fuori una partita, una buona gara, con un caldo importante, ma i ragazzi hanno interpretato bene la gara e sono contento di tutti i ragazzi che hanno giocato. Mi dispiace per quelli che non sono potuti entrare, però dai, abbiamo fatto, sono soddisfatto. Cominciamo a vedere dei buoni automatismi, ma il calcio è così, è la nostra passione e dobbiamo alimentarla per cercare di fare sempre meglio. Mister, manca un mese all'inizio del campionato, però già questa sembra essere una squadra molto diversa per gioco rispetto a quella della passata stagione. È un'impressione o è solamente un'idea di queste prime uscite? Ma io sono un uomo prima che un tecnico, molto attento a alcuni aspetti che sono più comportamentali che più di carattere umano, non comportamentale, più di carattere umano che di quelli tecnico-tattici, che poi comunque sono di pari passo. Non credo che in questa categoria ci siano giocatori che non sono bravi calciatori, dipende dalla loro mentalità, dipende dal loro modo di applicarsi, dal loro modo di interpretare questo sport, dal loro modo di interpretare proprio la vita sportiva di tutti i giorni. Qui noi abbiamo tutte le strutture per fare bene e quindi dipende dall'applicazione che ci mettiamo. Non c'è da fare paragoni perché lo scorso anno abbiamo fatto un grandissimo campionato e quindi faccio i complimenti ai ragazzi che c'erano lo scorso anno perché abbiamo fatto un buonissimo campionato. E forse dal punto di vista umano, voglio dire, quest'anno ecco, abbiamo calciatori magari con meno nome magari, ma giocatori molto 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 forti e quindi poi sta a noi fare un buon campionato e quindi ecco dipende da noi, spero che i calciatori continuino così a dare la loro disponibilità perché io credo molto in questi ragazzi che alleniamo e io, lo staff, la società, il direttore crediamo veramente tanto in questi ragazzi e siamo sicuri che ci regaleranno delle ottime soddisfazioni. Un'ultima domanda, è uscito il girone, è uscito il calendario, è un girone, un calendario che ha piazze importanti come lo scorso anno. Quanto sarà importante avere personalità per andare su Beh, campi dove si è giocata la A, la B, la C, no, a insomma? me mi piacciono. Allora, intanto il campionato è difficile, come era difficile lo scorso anno. Come ho detto prima, il gruppo dell'anno scorso, tra staff tecnico e calciatori, abbiamo fatto un campionato importante. E per ripetere il campionato importante e fare ancora meglio è comunque sempre difficile, però i calciatori che abbiamo, se lo vogliamo tutti insieme, possiamo affrontare queste piazze così importanti e toglierci grandi soddisfazioni. Dipende da noi, dipende tutto da noi.